vincitrice del contest scelta dalla giuria popolare è stata una foto scattata da Rosso Cardinale, che è una creativa che lavora con amici e quindi c'è sia l'abilità creativa che l'abilità fotografica coniugate in questa foto, che è stata molto apprezzata. E questa è la nostra vincitrice, che è molto magica, che non c'è. Allora, io consegno a voi quindi il premio da consegnare a Rosso Cardinale. Giusy, se glielo vuoi portare tu, se anche questo lo mostri alle nostre mamme, i presenti, così l'anno prossimo parteciperanno tutte ai contest per vincere questi fantastici premi. Allora consegnerete voi il premio a nome nostro, grazie. Allora, l'ultimo contest che avevamo oggi è stato quello dei cappellini che si realizzavano allo stand di Edlin qui fuori. Le mamme dovevano creare, diciamo così, un cappellino particolare con applicando pezzettini di stoffa, cuoricini, eccetera, su dei cappellini. E in questo caso abbiamo addirittura due premi. Allora, il primo premio va a Chiara, io non so chi sia, ecco, è presente in sala Chiara, con il suo bellissimo cappellino, eccolo qua, complimenti anche da parte di Edrin, che è rimasta molto soddisfatta della sua creazione, eccola qua, anche per te una collana in acrilico, se la mostri al nostro pubblico, nel tuo caso è blu. Grazie mille Chiara, molti complimenti. E poi abbiamo una menzione speciale, aiuto, si è incagliato qua, per questo cappellino qui, perché Edrin è un prodotto contro i pidocchi e come vedete la creativa ha realizzato sul cappellino i pidocchi. Allora, la vincitrice è Anna, non so se Anna è in sala, se no la raggiungeremo perché metteremo la foto del cappellino che ha vinto online, quindi lei saprà che ha vinto e le manderemo il suo premio, eccolo qua, ve lo mostro io. In questo caso è un anello. E per ora, visto che Anna non c'è, me lo metto io. Ecco qua, come sto? Perfetto. Grazie a tutti, le premiazioni sono finite. Partiamo col nostro panel.